In molti, forse, ricorderanno Carmen Masola, vincitrice della prima edizione di Italia's Got Talent. Il programma è stato reso famoso in tutto il mondo dalla partecipazione di Susan Boyle, attempata signora dalle insospettabili doti canore che è ormai una star internazionale e proprio come la Boyle, Carmen era stata protagonista della favola del brutto Anna Troccolo in versione italiana. All'epoca 38enne, Carmen Masola, si era presentata sul palco del programma e alla fine era riuscita a conquistare giudici e pubblico. La cantante lirica vinse infatti la prima edizione italiana del Talent, ma è stata dimenticata dalla TV nel giro di un anno e non le andò meglio nel mondo della musica, al quale si era affacciata dopo la vittoria grazie a un album pubblicato con la Sony. Prima del programma avevo svolto vari lavori, dall'assistenza agli anziani alla gestione di una piccola edicola. Parallelamente studiavo canto, in questo settore occorre studiare tanto. Il contratto durò un anno, ha raccontato in un'intervista a T-Blog, l'album non andò bene, secondo me non venne abbastanza pubblicizzato. La gente mi chiedeva dove si potesse comprare, nei negozi non si trovava. Chiedete alla Sony, rispondevo io. Mi piace comunque sottolineare che i miei brani vengono tutt'oggi venduti all'estero via internet. I diritti però sono della Sony, a me arriva molto poco. Sì, ho vinto anche 100.000 euro, in gettoni d'oro. Tra il cambio e il 20% trattenuto in tasse divennero più o meno 60.000. Per me fu una fortuna perché il lavoro in edicola non era andato bene. Quei soldi mi furono utili per chiudere l'attività senza troppi patemi. Ero andata sotto, non riuscivo a stare dietro ai pagamenti. Mi servirono molto. Col senno di poi ho cominciato a pensare che niente accade per caso. Il problema è che sul momento non ce ne accorgiamo. Non mi aspettavo di vincere, lo scopo era solo quello di farmi notare e trovare un ruolo nell'opera. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.